Per gli artisti rupestri l'estate è iniziata all'insegna di numerose tappe in tutta la regione e grazie a loro e al loro contributo da improvvisati reporter siamo in grado di mostrarvi quanto sia bella e intensa la vita d'artista di strada. Un mese di giugno, un inizio di luglio intensissimi per voi artisti rupestri. Che cosa avete fatto in queste giornate? Siamo arrivati da un mese non impegnato di più. E siamo passati i nostri lidi, cioè da Cervia, Marini, Ravenna e Compagnia Bella, fino ad arrivare nel Modenese lo scorso weekend, che eravamo alla Modena Basker Festival, scusate, e dove siamo usciti un po' fuori dal nostro nido, ecco. E ci avete dato un bellissimo contributo, adesso i nostri spettatori lo guarderanno, ovviamente. Che cosa avete fatto? Allora, abbiamo fatto un po' di riprese con i nostri spettatori che ci guardavano per sapere un po' il parere generale sugli artisti di strada. E un po' ai vecchi amici che non vedevano da un po', abbiamo fatto le domande che loro sono artisti di strada e abbiamo fatto proprio due domandine un po' per vedere come la vedono loro queste esperienze. Qui a Faenza il prossimo appuntamento sarà il martedì d'estate, invece altri programmi? Altri programmi sono tanti, fra 2 settimane saremo a Guastalla per il Basker Festival, dove ci sono 17 artisti, forse tra i migliori in Italia, comunque abbastanza famosi, e noi siamo la new entry rispetto all'anno scorso, e faremo altri eventi come Cervia Lume di Candele, martedì estate come ho detto prima, un mercoledì, cioè l'8 luglio, e a Imola, per cui saremo abbastanza ricchi. Poi ad agosto usciremo fuori zona e andremo fino alle Marche a fare spettacoli. Fino ad arrivare, dico l'ultima cosina, poi vi lascio stare con la mia voce, a settembre, dove ci sarà una bella novità per Faenza, per cui tenetevi aggiornati che verrà fuori una bella chicca per Faenza. Ma per te, gli artisti di strada, cosa sono? E cosa ne pensi soprattutto? Gli artisti di strada sono persone che hanno un talento e lo esprimono attraverso i loro esercizi. Ti piacciono gli artisti di strada? Sì, sono bravi, hanno un talento incredibile e la loro passione li porta a emozionare chi li guarda. E pensi che per il popolo faentino faccia bene vedere gli artisti di strada? Assolutamente sì, può essere un'occasione per fare vedere la loro bravura a tutti quelli che non fanno parte del loro mondo. Ti piacciono gli artisti di strada? Sì, che mi piacciono. Cosa pensi di loro? È che propongono una cosa che non si vede tutti i giorni, un'arte nuova. Magari te vai in giro per le città, ti capita di beccare un festival e vedi questi artisti che fanno delle cose eccezionali. Ti piacciono gli artisti di strada? Sì, certo. E cosa pensi di loro in generale? Così, quello che ti viene in mente, la prima parola. Io vengo sempre a vederli perché comunque ti colorano la città e la cambiano completamente. Da una città normale la trasformano in festa, quindi è bellissimo. Siamo qui alla Modena Festival Baskers. So che tu sei un artista di strada, il tuo nome d'arte qual è? Circo Ciccioli. Circo Ciccioli, perfetto. Cosa fate? Un sacco di robe, fakiri, trampoli, fuoco, chiodi, vetri, tanta roba. Tutto in un po', ecco, dai. Sì, senza far bene niente, ma facciamo un sacco di cose. Ok, per te, ai cittadini di una città qualsiasi, fa bene vedere un artista di strada? Fa molto bene vedere un artista di strada, molto bene. Ai Per grandi e ai bambini. Ti piacciono gli artisti di strada? Sì, artisti di strada sì, parecchio, E parecchio. cosa pensi di loro in generale? Primo che sono dei folli, nel senso buono. Sono dei folli perché stanno per la strada. E secondo, un po' l'invidio per il senso proprio di. Per quanto sono disinibiti con la gente, riescono a catturare l'attenzione, a sapere quando è il momento giusto, a accattivarsi la gente, riescono a fare qualche cosa che piace, perché comunque addosso c'è il vestito dell'artista di strada, che è un bel vestito, però se lo fai male non passi. Il tuo nome d'arte come artista di strada qual è? Kei Kira. Come mai hai scelto di fare l'artista di strada? Ho scelto di fare l'artista di strada perché hai un contatto col pubblico molto più diretto, riesci a sentire le risate dei bambini, riesci a sentire lo stupore degli adulti e delle persone nel momento in cui lo fai, un po' come in teatro, però
con il riconoscimento diretto immediatamente dopo, con l'offerta o con una stretta di mano, un bravo, un complimenti che in TV, in teatro o in tanti altri tipi di spettacolo non puoi mai avere.